In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Gesù è veritiero, dice la verità, non gira le cose, non le mescola, non inganna, non interpreta. Gesù insegna le vie di Dio e non di qualcun altro. Gesù non insegna religioni, culture, non apre strade a nuove ideologie. Gesù segue e insegna solo ed esclusivamente le vie di Dio. A Gesù non importa di nessuno. Gesù è un uomo e Dio tutto di un pezzo, senza compromesso, senza il famigerato rispetto umano, senza paura di quello che può dire la gente, senza timore per questo o quell'altra forma di autorità e potere. Gesù non guarda in faccia a nessuno. La sua autorevolezza è senza arroganza e violenza, ma è allo stesso tempo al di sopra di tutto e di tutti. Gesù non ha legami con politici, governanti, re e padroni. Parlo con lo schiavo come con il re, con la stessa forza e con la stessa dolcezza, con lo stesso amorevole e tenerissimo amore e distacco divino. Ecco, per paradosso, svelato anche il percorso preferito del potere e di Cesare. 1. Dire bugie sempre, in ogni caso e in ogni occasione. Ingannare su tutto, come metodo, anche quando non è necessario. 2. Insegnare le vie, le culture, le ideologie degli uomini e non le vie di Dio. 3. Ammanicarsi il più possibile con poteri, banche, multinazionali, forze politiche, ricchi e potenti. Vivere nella bugia, ma contemporaneamente con zelo. Rispettare il galateo dell'esteriorità, della forma, della borghesia, dell'animo. Compromessi, ricatti, legami e alleanze di ogni tipo, sotterfugi. Dio e Cesare. Uno è il Dio della vita, l'altro il Dio della morte. Da cosa si riconoscono le cose di Dio? Dal fatto che sono gratuite, tutte diverse, di stravolgente bellezza, limpidezza unica, irripetibili e luminose. Soprattutto dal fatto che non hanno alcun marchio, firma o codice a barre. Non hanno prezzo. Non sono riproducibili da mano umana.